Ciao ragazzi, bentornati nella cucina facile con Papilla Monella e Girmi. Oggi prepareremo insieme una deliziosa pizza in teglia. Ecco i semplici ingredienti: farina 00, farina manitoba, acqua tiepida, lievito secco in polvere, olio extravergine di oliva e sale. Per condire io ho scelto passata di pomodoro condita con olio e poco sale, origano secco, mozzarella e acciughe. Per ottenere un risultato perfetto avremo bisogno di una planetaria molto efficiente. Gastronomo sarà perfetta e useremo il gancioncino. Inizio facendo sciogliere il sale nell'acqua tiepida. Inserisco la farina 00 e la manitoba nella ciotola di gastronomo e aggiungo anche il lievito secco. Inizio a mescolare piano piano per miscelare gli ingredienti. A questo punto aggiungo l'acqua a filo. Pian piano il composto inizierà a formarsi e ad arrotolarsi intorno al gancio. Una volta che tutta l'acqua sarà stata assorbita, verso l'olio, poco per volta, fino a quando le pareti della ciotola risulteranno completamente pulite. È arrivato il momento di spostare il mio impasto nella ciotola di lievitazione. Per farlo prima lo lavoro brevemente sul mio piano. Andrebbe utilizzato un piano di acciaio inox, ma se non ce l'abbiamo va benissimo anche del silicone. L'importante è che sia oliato leggermente, così come anche la ciotola dove andrò a riporlo. Ci siamo! E adesso a nanna! Copro con pellicola trasparente e lascio lievitare per 2 ore e mezzo circa, o comunque fino al raddoppio del volume. Sono passate 2 ore e mezza e il mio impasto è lievitato a meraviglia. Questa dose è perfetta per 2 teglie di diametro 24x26, quindi ungo bene la mia teglia, divido a metà l'impasto e lo dispongo in teglia per l'ultima lievitazione. A causa del glutine l'impasto risulterà molto elastico. Allora, per agevolare l'operazione, aspetto qualche minuto prima di stenderlo nuovamente. Ora che il mio impasto è ben steso, lo copro con un canovaccio e passo all'ultima lievitazione. Ci vorranno circa 40 minuti. Nel frattempo preriscaldo il forno alla massima temperatura. Sono passati 40 minuti e la mia pizza è pronta da infornare. Ora la cospargo con la passata di pomodoro che ho precedentemente condito con olio e un pizzico di sale. E poi andremo a infornare. Il forno Girmi va a 250 gradi, una temperatura perfetta per ottenere una pizza a regola d'arte. Ci siamo! Sono passati 20 minuti e adesso devo condire la mia pizza con gli altri ingredienti che ho scelto. Mozzarella, origano, e per finire acciughe. E adesso inforniamo per gli ultimi 10 minuti, sempre a 250 gradi, nel ripiano medio. Ci siamo! Che profumino! Avete visto, preparare una deliziosa pizza in teglia è veramente un gioco da ragazzi. Grazie a Girmi, tu sì che sai stupirmi.